Allora, siamo qui con Benedetto Camerana per il canale YouTube dell'Associazione Italiana di Architettura e Critica. Qual è il segreto del tuo successo? Beh, ci sono due parole con la S importanti, segreto e successo. In verità non c'è né segreto né successo, c'è un lavoro costante. C'è un lavoro costante sui progetti, l'idea è di fare bene ogni progetto, di affrontare ogni progetto piccolo e grande con lo stesso impegno. Infatti in questa mostra c'è una sezione di piccoli progetti di allestimento ai quali tengo tanto quanto ai progetti di urbanistica, ai progetti di grossi, diciamo di master, di grosse aree urbane e via dicendo. Quindi è una questione secondo me di atteggiamento, ogni progetto va affrontato con profondità partendo dal programma, partendo dal tema e da questo distillare i valori, il significato sul quale poi costruire bene il progetto. Quindi questa è la mia risposta che va un po' oltre successi e segreti. Tu negli ultimi anni però sei riuscito a costruire moltissimo, pensiamo al villaggio olimpico a Torino del 2006, dal master plan all'area servizi, all'area residenziale, al famoso arco con la passerella. E poi ci sono tanti altri progetti di costruzione, l'Urban Center di Rivarolo Canavese, e poi progetti per Milano, il complesso residenziale, l'Alfa Romeo, la ristrutturazione dell'auditorium Rai. Come si fa a costruire così tanto in un momento di crisi nel nostro paese? L'argomento è delicato, infatti abbiamo il punto più importante sono le Olimpiadi e ciò che sta intorno alle Olimpiadi, perché le Olimpiadi hanno portato a Torino e Piemonte anche dei finanziamenti trasversali. Quello però è stato un momento unico in cui l'Italia, o meglio quella parte d'Italia intorno a Torino, si muoveva quasi come certe altre regioni d'Europa, dove infatti gli architetti riescono a crescere molto bene, ci sono ben altre circolazioni di risorse per la costruzione di opere pubbliche di qualità, di architettura di qualità. Quella stagione anche dalle nostre parti si è immediatamente, come dire, riorganizzata verso il basso. Adesso è più difficile trovare occasioni come quelle. Il Villaggio Olimpico è stata un'occasione straordinaria, non c'è dubbio. Però Torino ha una sua qualità del fare bene, dove chi lavora bene riesce a trovare buone occasioni. Poi io lavoro a Torino, ma anche in tutto il nord Italia. Tanto più in là di lì non sono riuscito. Ho provato anche a Roma, ma le occasioni non sono state di successo. Entriamo un po' nelle qualità formali della tua architettura. Io vedo per esempio a Torino nel 2006, nel tuo progetto e nelle tue costruzioni per l'area residenziale, tu utilizzi i colori in maniera efficace e determinante, cioè il colore nelle abitazioni è un aspetto caratteristico della tua progettazione. Ci puoi parlare di questo aspetto per cortesia? Molto importante per tanti motivi, perché fa bella l'architettura, perché trasmette dei messaggi, perché ha un effetto psicologico di percezione, di piacere o di freddezza o di calore a seconda delle circostanze, ma il colore ha anche un'altra caratteristica secondo me straordinaria, che è quello che costa poco in termini economici, magari costa molto al nostro sforzo intellettuale. Quindi nel caso del Villaggio Olimpico il colore per noi era, fra le varie ragioni, una tecnologia di bassissimo costo, cioè l'intonaco verniciato, che ci ha permesso di trattare le case dei vari blocchi residenziali come una tela quasi, una tela d'arte.
Il colore però non è uno scherzo che si possa, come posso dire, interpretare con facilità. Infatti per il Villaggio Olimpico abbiamo lavorato con un artista che ha progettato i colori, nel senso che li ha mescolati, li ha sintetizzati, proprio prodotti col suo pennello, mescolando le cose, dopo aver studiato a Torino a lungo. Un artista tedesco di Berlino che ha girato la città per 2 settimane da solo, senza parlare italiano, che ha avuto un rapporto proprio percettivo con la città. Dopodiché noi questi colori li abbiamo usati sull'architettura come volevamo noi, dialogando con lui. Però lì la progettazione è stata sua dei colori. Quindi la risposta è colore sì, ma con estrema attenzione. Quando noi architetti ci pensiamo di poter essere artisti, rischiamo di fare, non dico degli sbagli, ma delle cose meno belle, meno interessanti, meno significative. Bene, grazie a Benedetto Camerana. Vuoi salutare il nostro canale YouTube dell'Associazione Italiana di Architettura e Critica? Saluto il canale e prometto di andarlo a vedere, perché non l'avevo ancora visto. Appena torno sul computer vado a vedere il canale, non la mia intervista, vedrò cosa raccontate. Grazie.